Carissimi amici, buonasera. Vorrei parlarvi, siccome io amo la natura, amo le piante, penso che questo lo abbiate capito, di un animaletto che in questi periodi di giugno possiamo incontrare spesso per le strade perché abbiamo la fortuna di averlo nelle nostre città addirittura. Ed è un animaletto a rischio di estinzione, un animaletto molto simpatico e molto raro. E molto spesso viene calpestato perché, essendo che molti di noi non conoscono con che cosa hanno a che fare, la prima cosa che più o meno può somigliare ad uno scarafaggio viene calpestato. Vi sto parlando di questo simpatico animaletto, signori. Non so se riuscite a vederlo. Questo animaletto che vi sto mostrando ha un inconfondibile corno, come potete vedere, che mi cammina sulle mani. Si chiama Scarabeo rinoceronte, Oryctes nasicornis, questo è il suo nome scientifico, ed appartiene alla famiglia dei coleotteri. Lui è in grado di volare, diventa insetto adulto in questi periodi perché si deve riprodurre. È di sera. Al crepuscolo lo vediamo, volare. Lo troviamo a terra. Il suo colore è marroncino, molto lucido ed è molto consistente. Non è molto veloce, però è un buon volatore. E la sera al crepuscolo li vediamo volare intorno alla luce sugli alberi, dove cercano un compagno e una compagna per accoppiarsi. Un appello da parte nostra. Se lo incontrate, non lo calpestate. Sono insetti meravigliosi. Non fanno male né alle piante né a noi. Grazie. Buonasera.